Buonasera Di Maio, grande euforia. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ci sente Di Maio? Grande euforia. Beh, c'è un clima molto buono qui, sembra che dei 20 comuni a cui eravamo al ballottaggio, in tutti e 20 siamo davanti, adesso aspettiamo i risultati definitivi anche di Torino, ma è un riconoscimento importantissimo per queste elezioni amministrative al Movimento 5 Stelle. Credo che ci siano due cose importanti da dire: una, che i cittadini ci riconoscano la capacità di governare, e secondo, che i cittadini hanno scelto un'idea di paese che parla di problemi concreti e non delle Olimpiadi, dei referendum o di tutta un'altra serie di cose che agli italiani in questo momento non fregavano nulla. Domande per Di Maio le giro io. Allora, mi sente Di Maio? Perché vedo che non ha l'auricolare, ma ci sente lo stesso, sì? Sì, sì. No, passagli l'auricolare, guarda, forse è meglio. Ecco qua. Buonasera. Buonasera e complimenti. Complimenti per le vittorie di Roma e di Torino. Poi vedremo gli altri comuni. In quali comuni siete? Cioè, pensate buonasera, di dottor Vespa. Buonasera. In quali comuni pensate di vincere? Quali altri comuni? In che senso? Degli altri 18? Sì, degli altri... Ce ne sono diversi. Andiamo da Chioggia in Veneto fino ai comuni della Sicilia, dove siamo al 75% sull'altro versante. Ci sono dei comuni in cui pensiamo di aver già vinto, altri bimercate in Lombardia dove siamo davanti di 36 voti, ma su 20 comuni a cui eravamo al ballottaggio in tutti e 20 siamo davanti e crediamo di riuscire a vincere. Ora, al di là di questo, è chiaro che Roma e Torino sono due città importantissime, una d'Italia, un'altra lo è stata, e in una si parlava di un voto di protesta dei cittadini romani, in un'altra non si può parlare di voto di protesta, e quindi si sconfessa anche questa idea che il voto al Movimento 5 Stelle sia un voto di protesta. No, ma infatti a Fassino il voto, è stata il voto di Torino, un'altra idea di città. No, il voto di Torino è politicamente più significativo di quello di Roma. Voi vi siete avete scelto di presentarvi in un numero limitato, questo lo sappiamo, di comuni. Lei ritiene di poter dare una lettura nazionale del vostro successo? Beh, la notizia che noi ci siamo presentati in un numero limitato di comuni non è corretta, cioè noi siamo quelli che si sono presentati in più comuni, oltre 230 comuni contro i 130 del PD e meno di 100 di Forza Italia. Adesso non riapriamo, la storia, delle liste civiche, eccetera. Non lo dico, mi paragonavo, facevo il confronto con partiti importanti. C'è una lettura nazionale, senz'altro c'è un tema importante, che è quella legata alle priorità del Paese. Sono 3 anni che chiediamo un reddito di cittadinanza e l'abolizione di Equitalia, questi temi ci vengono sempre bocciati in Parlamento, ma ritornano dal punto di vista dei voti in ogni elezione come segnale al governo centrale. O si prende atto che in questo paese non si debba parlare di referendum, ma si debba parlare di temi concreti come 10 milioni di poveri o le piccole e medie imprese vessate da Equitalia, oppure si perderà sempre, secondo me. Bene, grazie per ora, poi magari ci risentiamo. Grazie a lei, è stato un piacere. A mente fredda, buonasera.